Buongiorno a tutti i lettori di Valsassina News. Oggi andiamo a Lecco per consegnare la cazzola verde a Elisa Corti, presidente del Comitato Lecchese per il Grande Ciclismo. Ora scoprite il perché. Ci troviamo con Elisa Corti, presidente del Comitato Lecchese per il Grande Ciclismo, insomma, per consegnare questa cazzola verde per ricostruire un rapporto con il sindaco di Ballavio, Luigi Pontigia. Ecco, infatti vediamo che già ride. Insomma, perché cos'è successo? Ecco, lui si è lamentato un po' con RCS e con il comitato perché pare che non sia stato aiutato più di tanto nell'organizzazione. Cos'è successo di preciso? Allora, io francamente non so perché a me direttamente non è arrivata nessuna segnalazione. Credo e posso capire che siano state per Ballavio giornate particolarmente difficili, un po' congestionate, e che di fronte a un evento così un po' imprevedibile abbia avuto qualche disfunzione. Mi dispiace molto se è successo, non so poi quei rapporti abbia avuto con RCS, se li abbia chiariti, io mi auguro tanto che sì. Quindi insomma, noi le consegniamo questa cazzuola per ricostruire questo rapporto. Che così. Io però non ho mai rotto, quindi credo che la prendo volentieri, ma non penso che non ci sarà bisogno. Insomma. Visto che si parla di un giro d'Italia ai Resinelli ancora l'anno prossimo, fra 2 anni, si sta già dicendo, insomma, è stata comunque la seconda tappa più vista di questo giro. È stata la seconda tappa più vista e di questo sono particolarmente contenta. E devo dire che è rimasta un po' nell'immaginario per come si è svolta questa tappa, per la fuga, per questa vittoria che ormai sì, pareva sfumata, invece poi è tornata con la gente che faceva il tifo. Per i prossimi anni io credo che sia prematuro impegnarci, anche perché io invece ho davanti un altro appuntamento già previsto sul quale lavoreremo già dai prossimi giorni, che è l'arrivo del Giro di Lombardia, il 29 di settembre. Per questo cominceranno i sopralluoghi tecnici già fra pochi giorni e quindi ecco, diciamo che oggi e domani c'è il musical, chiudiamo, poi apriamo il Giro di Lombardia e poi se il Signore vorrà chi e che vedremo insomma. Però ecco, il comitato tornerà a parlare un po' con Pontigia, visto che insomma lui Pontigia fa parte del comitato, quindi verrà alle prossime riunioni del comitato come è venuto alle precedenti, non ci sono mai stati. Perfetto. Da questo punto quando di vista. Quando è che vi vedrete quindi? Io credo anche qui, finito il music con un minimo di rendicontazione e poi tra fine giugno e inizio luglio abbiamo già preannunciato ai componenti del comitato che il comitato verrà convocato. Perfetto, quindi se ci saranno altre problematiche insomma ritorneremo. Mi pare che la sede corretta, io per questo non ho mai voluto né raccogliere né enfatizzare, mi pare che la sede corretta per parlarci non sia in giornale. No, ma questo è ovvio. Che sia la sede giusta sia il comitato, dove non soltanto Pontigia, anche altri potrebbero avere delle sottolineature da fare, delle proposte e quant'altro, e quella sarà la sede dove tutti insieme cercheremo di sistemare eventualmente le cose che non stanno e migliorare andate, insomma, certo, per un altro certo. Giro di Lombardia e poi un Giro d'Italia che aspettiamo ancora, dai. Va bene. Quindi ringrazio, aspetti, cazzuola da una parte, così? Mano dall'altra. Ma poi me la date davvero? Sì, la diamo, è qui apposta. Grazie mille quindi Elisa Corti. A voi.